Perché abbiamo voluto questa prima conferenza? Vedete, prima conferenza sviluppo sostenibile, tre parole. Prima, perché immaginiamo che ce ne devono essere delle altre, perché è l'inizio di quello che vuole essere un confronto, un dialogo, un percorso che ci porta a immaginare finalmente di parlarci in orizzontale. Poi c'è l'altro tema, sviluppo. E sostenibilità. Possiamo immaginare che esistono congiuntamente, che possano camminare insieme? Io sono assolutamente convinto di sì. La sostenibilità non è in contrasto con lo sviluppo, non è vero. È uno sviluppo diverso che deve tener conto che i paradigmi economici che c'erano prima devono essere in qualche modo pian pianino cambiati verso altri sistemi. Tutelare l'ambiente, sviluppare diritti, significa ridurre lo sviluppo? No, significa orientarlo in modo diverso. Fortune Green, prima conferenza nazionale per lo sviluppo sostenibile, si è svolto in 2 giornate all'interno del Maschio Angioino. L'evento, a cui hanno partecipato il sindaco De Magistris, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa e l'assessore all'Ambiente Raffaele Del Giudice, ha avuto lo scopo di portare sul tavolo di discussione temi legati allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente all'interno delle imprese e della pubblica amministrazione. È finito il momento delle grandi opere pubbliche inutili, che servono solamente a pochi, molto spesso alle mafie. A noi serve mettere in sicurezza il territorio, valorizzare i beni comuni, preservare quello che il creato ci ha consegnato, provare a fare dei cambiamenti dal basso. La gente è contenta perché vive meglio, si muove un'economia orizzontale, si creano migliaia di posti di lavoro e le imprese, soprattutto di giovani, investono bene, con competenza, professionalità e passione. Questa operazione rompe anche molto una serie di commistioni opache tra un certo mondo dell'impresa, ma più che imprenditori chiamerei prenditori, e un certo mondo della politica e delle istituzioni.